Il Carpi al Giglio è tutta un'altra cosa, ne fa le spese il Monza che qualche anno fa, anzi molti anni fa, 15 per la precisione, aveva battuto proprio la squadra biancorossa in una partita che rimane nella storia della società di via Carlo Marx. Il Carpi però si prende la rivincita, a distanza di 15 anni batte 2-0 il Monza, che pure parte bene con il cross al centro di Zenoni. Valagussa prova con il tiro, ma c'è Cioffi che respinge immolandosi col corpo. Carpi che poi prova ad alzare i giri del motore, tenta con Cesca la sua conclusione centrale, parata da uno dei due ex modenesi dell'incontro, oltre con la Cone in porta. Nel Monza c'è l'ex secondo Paolo Castelli, fa tutto Eusepi qui, serve un assist davvero al bacio per Di Gaudio, la conclusione è respinta ancora una volta da Castelli. Siamo solo al 15esimo, ci sono già buone azioni per il Carpi che poi va vicinissimo il gol del vantaggio con Di Paola, che è un difensore centrale ma che si disimpegna davvero molto molto bene di testa. Poi azione in velocità di Di Gaudio che serve Cesca al limite dell'area per Perini, calcia fuori, tiro non il migliore probabilmente della sua carriera per Perini. Carpi che comunque insiste sempre con Cesca che svaria su tutto il fronte d'attacco, serve centralmente ancora una volta per Di Gaudio. Di Gaudio la mette sul controtempo per Castelli che si distende e pare, poi il grandissimo gol di Potenza che viene servito in velocità da Perini, brucia tutta la difesa con la specialità della casa che è di gran lunga lo scatto, ma poi anche il tiro in porta, si fa rispettare, qui la mette nel 7, Castelli non può nulla, il Carpi in vantaggio al 44esimo minuto del secondo tempo. Poi non succederà granché, Carpi che comunque la mette praticamente da subito, già dalla prima frazione in discesa, e poi ci pensa tutto l'attacco con Pietri Biasi che spizza, arriva Eusepi, assist anche in questo caso al bacio per Pasciuti che mette dentro la rete della 2-0, pallone che tra l'altro, come possiamo osservare nel replay, rimbalza anche nella maniera giusta, bolide sotto la traversa per Pasciuti che trova la rete che di fatto chiude la gara. Carpi davvero in discesa, Carpi che alla fine prova anche a giocare un buon calcio proprio con Pietri Biasi che mette in mezzo, controlla Eusepi, ma non è decisamente la sua giornata dal punto di vista della realizzazione, si accontenta di un assist, assist molto importante, 2-0 per il Carpi che impone ancora una volta la legge del Giglio.